Il campionato regionale pugliese middle di corso orientamento arriva a Crispiano in provincia di Taranto in due giornate, una nel centro storico il 22 e il 23 ottobre invece nel Parco delle Querce. Ci si misura con questa disciplina sportiva e si conosce il territorio. Assolutamente, è un territorio oltretutto che noi abbiamo già scoperto nella sua bellezza dal punto di vista ambientale e nella sua disponibilità dal punto di vista dell'accoglienza da parte delle amministrazioni locali. Abbiamo già scoperto e sul quale abbiamo realizzato 4 anni fa già un evento nazionale, il campionato italiano, quindi era per noi quasi un obbligo morale tornare qui e riabbracciare sia la gente ospitale sia soprattutto far conoscere a chi non l'abbia conosciuta la bellezza di questo territorio. Una bussola in mano e poi i percorsi rurali nel parco e una traccia particolare e suggestiva, le lanterne, ce la spiega meglio? Sì, l'orienteering è già una disciplina particolare che a primo acchito può sembrare anche una disciplina difficile, ma è bella perché ti dà la possibilità di essere solo con te stesso, con l'ausilio appunto di una bussola e di una mappa che viene fatta appositamente, sulla quale ci sono i tracciati e i punti di controllo diffusi sul terreno che bisogna raggiungere nella maniera corretta e poi arrivare al traguardo e avere la soddisfazione di aver fatto tutto bene nel minor tempo possibile. Invece lanterne nel parco perché avete messo anche questo elemento delle luci? Sì, lanterne perché la lanterna è il nostro riconoscimento, è un parallelepipedo di colore bianco e arancione che contrassegna questi punti di controllo di cui parlavo prima. Nel parco perché appunto ci troviamo in un ambiente naturale meraviglioso, siamo nella terra delle Gravine e in particolare nel territorio che circonda il Parco delle Querce, che è la struttura che ci accoglie, che ci ospita ormai dalla prima edizione del 2017. Crispiano ha grandi aspettative da questo doppio evento, da queste due giornate, perché ci saranno le delegazioni pugliesi che conosceranno, incontreranno il territorio ed è anche un momento di valorizzazione di questo territorio. È uno degli obiettivi che si pone la nostra federazione, il nostro sport in generale, oltre naturalmente alla attività sportiva vera e propria, è quella di contribuire alla conoscenza della ricchezza di questo territorio dal punto di vista ambientale, dal punto di vista delle ricchezze architettoniche. E poi l'altro motivo è che c'è sempre una piccola speranza che nei giochi del Mediterraneo che saranno in programma a Taranto e nella provincia nel 2026 si possa trovare spazio anche per l'orienteering, vista la ricchezza di mappe che ormai abbiamo realizzato su tutto il territorio, a cominciare anche dalle mappe realizzate l'anno scorso in occasione del campionato italiano a Grottaglie. Crispiano è sport, territorio, sostenibilità. Siamo davvero orgogliosi di ospitare qui ormai per la seconda volta questo campionato regionale e con la sport leader e il generale passante che ha organizzato la manifestazione, ricordiamolo anche con il patrocinio della Regione Puglia. Crispiano si conferma appunto un territorio che sa accogliere questo tipo di manifestazione e ci auguriamo anche che nei prossimi anni si confermi questo gemellaggio, questa grandissima collaborazione con la Federazione Sport Orientamento. Abbiamo in prospettiva anche i giochi del Mediterraneo del 2026 e stiamo chiedendo ormai da tempo insieme alla federazione di inserire anche queste manifestazioni all'interno di questa grande manifestazione che per noi è un punto di arrivo davvero importante. Il territorio con un centro storico caratteristico e i boschi, le pinete ma anche il Parco delle Querce si presta molto bene a questo tipo di disciplina sportiva.
Beh sì, il nostro territorio, il paesaggio, il clima di Crispiano è ormai riconosciuto a livello nazionale e internazionale e quindi si conferma un luogo ideale per questo tipo di sport, ma anche per il turismo lento. Ricordiamo i cammini, le nostre 100 masserie, gli agriturismi che stanno nascendo sempre più spesso, tanti imprenditori stanno venendo anche a investire a Crispiano proprio perché anche il turismo moderno si conforma con tutte quelle che sono le nostre caratteristiche peculiari e quindi noi siamo molto felici di sostenere tutte queste manifestazioni e di stare a fianco di queste iniziative. E avete anche degli obiettivi di conoscenza del territorio da parte di queste delegazioni regionali della Corsa Orientamento che saranno qui nelle due giornate? Beh sì, certo, ci saranno tantissime centinaia di ragazzi, centinaia di sportivi che verranno a visitare i nostri luoghi e io sono certo che ne rimarranno talmente colpiti da poi voler tornare anche a passare magari un po' delle loro vacanze in maniera anche destagionalizzata nel nostro territorio, nei nostri luoghi turistici e assaporando magari qualche prelibatezza delle nostre eccellenze enogastronomiche. Direi non solo la pratica dello sport orientamento, ma si promuove anche la località, perché attraverso il ritrovare queste lanterne dentro il parco oppure il primo giorno nella città, nel centro storico, è occasione per far conoscere le caratteristiche della località e quindi si abbina l'elemento sportivo e quindi la competizione dei ragazzi con una riscoperta delle bellezze sociali, culturali, delle infrastrutture, della cultura sostanzialmente di questa località. Parliamo invece di questa disciplina sportiva, la corsa orientamento è sport, ma è anche tanto altro. Sì, è una disciplina sportiva un po' particolare perché abbina quelle che sono le caratteristiche di un atleta a una necessità di ricorrere molto alla mente e alla conoscenza di una cartina e attraverso la bussola, che è l'unico elemento che viene dato all'atleta, questi deve raggiungere le diverse lanterne. Le lanterne sono delle posizioni che vengono poste sul territorio in maniera ovviamente molto diversificata e i ragazzi devono raggiungerla nel più breve tempo possibile. Quindi attività sportiva da un lato, attività della mente dall'altro, che deve riconoscere sul territorio, su questa cartina, dove sono posizionate le lanterne. La Puglia si presta bene a questo tipo di sport? La Puglia si presta molto bene a questo tipo di sport, abbiamo numerose società che operano in Puglia, ma siamo soprattutto importanti anche per la scuola, perché la nostra disciplina è entrata a pieno titolo nei licei sportivi e entra quotidianamente nella scuola. Attraverso dei corsi che noi facciamo degli insegnanti riusciamo anche a garantire nel corso dell'anno la possibilità a tanti ragazzi che sono alle scuole superiori o di primo grado di poter cogliere questo aspetto di questa disciplina e quindi riuscire magari un domani a entrare nelle diverse società e garantire così l'opportunità a tutti di praticare questo sport.